Siamo quasi a 100.000 iscritti su questo canale, raga. La cosa folle è che più del 70% della gente che guarda i video non è iscritta. Non tergiversare, clicca il tasto iscriviti. Dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine anno. Sarà difficile, ma ce la dobbiamo fare. Tu, bro, hai fatto, oltre che social, insomma, tutte queste cose, un po' di cose in TV. Sì. E in particolare, a parte il fatto che ti ho rivisto tipo ieri o l'altro ieri alle Iene per... Ieri hai fatto qualcosa con le Iene, chi dorme fuori, tipo. Porca miseria, lascia perdere. Ma raccontaci un po' sta cosa di delle Iene, com'è andata, come ti sei organizzato, insomma, che cosa consisteva. Consisteva, si chiama Romf la roba. Ok, sì. Mm. Che è tipo un chi po'... Chi dorme è fuori. Ok. Quindi... Eravamo un tot di concorrenti, non mi chiede il numero che non me lo ricordo, cominciare a fare 1, 2, 3, 4, 5 e mi perdo. Ok. Ma 10, 20, 30, cioè tanti o pochi? No, una 10, una decina. Decina, sì. Ed eravamo lì che praticamente lo scopo è cercare di rimanere più svegli più tempo possibile. Ok, era tipo un chi ride fuori ma un po' low budget, stile le Iene, ma chi dorme fuori. Sì. Quanto tempo sei durato tu? Tipo un giorno e mezzo. Ho cappato, ragazzi. Sì, due giorni forse. Beh, con cane, però, zio, due giorni. Ma io vi devo dire la verità. Il punto è che io sono un lavoratore. Sono arrivato lì che ero già stanco. Poi io mi alleno pure. Allora, tu dimmi, se io sono uno che mi alleno, devo andare a fare una roba dove non so quanto tempo rimango lì. Secondo te l'ultimo giorno che fai non ti alleni? Che poi perdo tutto quanto i progress. Meno tempo ti alleni. Cioè, se io non mi alleno, per me è un problema. Certo. Capito? È il mio lavoro. Di conseguenza mi sono allenato prima, poi lì abbiamo cominciato la sera. Certo. Quindi già cominci la notte che già devi farti il primo after, poi duri tutta la giornata e poi un altro after. Sì. Allora fratello mio, già dal primo after tu cominci già a vedere... Le stelline. Tu cominci a vedere KTM, Honda, ti cominci a vedere... Ti guarda su sinistra, è un casino poi. Diventa heavy. Diventa heavy. E in più, ogni persona... aveva le sue cose per far... Tu cosa hai portato? Io mi sono portato delle parallele per allenarmi. cioè praticamente ti hanno detto tu devi portare qualcosa per far addormentare gli altri. Tu dai, me li sbatto le palle e porto le chiome per allenarmi. Porca miseria, io mi devo comunque allenare qua. Oh. Poi devo fare qualcosa di importante dopo, capito? Vabbè, fatto sta... Quando ho tirato in mezzo questa roba delle parallele, pochissima gente si è allenata, quindi qual è la roba? Se tu ti alleni ti stanchi. Certo. Dopo devi riposare. Certo. Giusto. Però qua hanno fatto tantissimo, hanno fatto chiacchiere. Però invece gli altri concorrenti si sono portati le altre cose. Sì, c'è chi ha portato il barista, che faceva i drink. Sì. Cioè, tutti potevi poi c'era un tipo che suonava una chitarra. Porco cane, che continuava a ripetere la stessa cosa. Mio Dio, quello davvero... L'ho odiato. No, ma perché c'era uno che ti giuro faceva proprio un accordo e poi ripeteva una frase. Ma zio, non è che cantava, proprio tran tibidibidu, tran tibidibidu, tipo una roba così. Ma zio, per... No, quell'altro la faceva, sembrava la chiesa. Sì, sì. Allora, dopo 5 minuti già lo volevo prendere a... Ma quello è andato avanti per un'ora, capito? Due ore, roba che è assurdo, ma anche di più. Ma quanto tempo fa l'hai fatta sta roba? Secondo me la gente a un certo punto ha cominciato ad addormentarsi proprio perché non voleva più sentire. Ma scusa, quanto tempo fa l'avete registrata sta trasmissione? Non so se si possono dire queste cose. No? Boh. Ma tanto comunque? Oh. Boh. Ok, we don't know. Però è appena uscita però. Cioè, vabbè, è un servizio delle Iene. È una serie o è una... No, ma l'ha fatto... Allora, io penso che fosse proprio un modo delle Iene di fare una parodia di chi ride fuori. E hanno fatto chi dorme fuori. E quindi è proprio... Cioè, è un servizio... Penso duri... 10 minuti. Sì, un quarto d'ora, una roba così. Ma sì, io dico 10 minuti per tu perché dici un quarto d'ora? Non scherzato, fratello, ti lascio spaziare, tranquillo, si fa per giocare. Sì, no, dura comunque poco ed è una roba così, giusto buono, per... Però alla fine, cioè, è uscita divertente. Vedo che stanno apprezzando i pistacchi. Frate, te ci hai messo sul tavolo roba da mangiare e da bere. Sì. Mi sa che dopo si, io si mangia, si faccio una bussata lì. Pure al frigo. Hashtag bisogna approfittare, ragazzi. E invece non sono mai troppi. Esatto.